Ciao! Questo è, diciamo, un rifacimento del video che avevo già fatto per le blind bag, per le blind bags, per la rivista, eccetera. Praticamente non ho idea di cosa sia successo, ma quando lo stavo elaborando si è rovinato. E avevo già cancellato il video originale qua sulla videocamera. Quindi ho detto, vabbè, rifacciamolo, tanto è uguale. Comunque, aspettate un attimo che... Scusate. Ok. Quindi adesso rifaccio il tutto. Aspettate che... Ok. Ora cominciamo con le riviste dei My Little Pony. Questa era la busta. Qua c'è scritto My Little Pony Pack. Qua c'è scritto in regalo due riviste più due gadget. Poi c'è Rainbow Dash, un albero, Pinkie Pie, Angel e Fluttershy. Qua giù in fondo c'è scritto Vivi la magia della primavera con le tue amiche My Little Pony. Sull'altro lato c'è di nuovo My Little Pony Pack, il regalo due riviste più due gadget, Rainbow Dash, Fluttershy, un uccellino e qua in fondo, scusate, qua in fondo c'è scritto Vola Ponyville con i personaggi della tua serie TV preferita. Poi vabbè, qua c'è il solito simbolo, quello dei 0 e 3 anni vietato, perché a piccole parti, Comunità Europea, Panini Magazines, logo della Hasbro e poi Panini Fan, presenta My Little Pony Pack e bla bla bla. Dentro la busta c'era allora la rivista delle Equestria Girls, primo numero, credo, sì, con il regalo c'erano i braccialetti Loom dei My Little Pony, che credo che terrò qua. Qua c'è la faccia di Twilight, ecco, braccialetti Loom. E poi nella rivista c'era il fumetto del film, Benvenuti a Canterlot, eccetera. E poi un po' di pubblicità, però è... Ecco. Nella seconda rivista invece era il magazine ufficiale dei My Little Pony. Dentro qui c'era la carousel boutique da ritagliare e montare tipo papercraft, vedete? Così e così. E come regalo c'erano i tatuaggi glitter molto carini, che ci sono un po' di pony, c'è Silver Spoon, DJ Pond 3, Apple Bloom, Spike, oddio, come si chiama? Photo Finish, Rarity, Trixie. Anzi,
The Great and Powerful Trixie. Vabbè, basta. Zecora, di nuovo Trixie. Non mi ricordo come si chiama. Big Mac, Bonbon, Fluttershy, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Cherry Lee, Granny Smith e Applejack. Molto carino. Ecco. E questo era quello che c'era in regalo nel bustone. Poi vediamo cos'è che avevo fatto dopo. Dopo avevo aperto, ah sì, le bustine di Miemi. Allora, la bustina era così, tutta arcobaleNata, con Mia, poi un ciao e altri unicorni. Dietro c'è qualche personaggio, si può trovare. Qua c'è Mia, un ciao e poi non mi ricordo come si chiama. Collezionale tutte. Poi altri due unicorni qui. Edito dalla Han. Aspetta. Allora. Ah, ecco. Edito dalla Han and M4E, M4E, non so, Production, e dalla Rainbow, che è quella che fa anche le bambole delle Winx. Di questi qua io avrei anche due bambole, che è Mia e Yuko, e un unicorno che è Wind, che avevo trovato in offerta lì dove lavoro, che c'era l'offerta al 30% su prodotti della Mattel. Perché sì, perché praticamente invece le bambole sono fatte dalla Mattel. Ok. Poi qua c'è il booklet. Con gli unicorni Mia, Yuko e poi gli unicorni. E dietro c'è scritto: colleziona tutte le 12 collane, scopri i personaggi della nuova serie TV. Perché adesso c'è già la seconda stagione, la seconda serie di Mia e Me. E poi c'è scritto: trova anche le versioni speciali degli unicorni di Centopia, che c'è glitterati, trasparenti, multicolore, perlati. E poi qua c'è tutta la lista degli unicorni. Io avevo trovato, e vediamo, Liria. È glitterata, molto carina, con il cuoricino rosa e la catenina color lilla, viola lilla, molto bella. E poi Crystal, sì, esatto, Crystal, che invece è trasparente. Molto carino, invece lui o lei, non so, ha la catenina sull'azzurro, azzurro mare, azzurro verde azzurro, insomma, carino anche questo. Ecco, poi dopo avevo aperto il Kitty Club. Allora, del Kitty Club purtroppo non ho una bustina, cioè le avevo buttate tutte e due, però siccome ne ho comprati altri oggi, questa era la bustina a forma di borsetta, molto carina. È la seconda serie, perché la prima era Kitty Club Glitter, mi sembra, e avevano tipo una perlina nell'occhio o gli occhi glitter, non lo so, ho visto qualche recensione in giro, però non li avevo presi perché non mi interessavano. Poi però li ho visti adesso questi qua,
e ho detto sono carinissimi. Cioè, guardate, c'è anche, vedete, sbattono le palpebre, fantastico. E costano 2,90 euro. 2,90 euro. Ce ne sono 21 da collezionare. Qua dietro ci sono tutti i gattini. E dentro c'è il gattino, una card e un poster. E un poster. Come si dice? Un poster che serve per spuntare quelli che si sono trovati, insomma. E sì. E poi qua dice che praticamente i cappellini si possono scambiare tra un gattino e l'altro. Poi ho preso altre 10 bustine di Kitty Club e le aprirò pian pianino. Ne ho preso anche 3 bustine di M&M, però le aprirò appunto facendo 2 o 3 aperture, che così almeno ce ne sono per un po'. Allora, avevo trovato Kitty, che è la proprietaria del, appunto, del Kitty Club, la sono sono editi dalla Gedis Edicola, Gedis Edicola. C'è il sito www.kittyclub.it, che sulle prime, siccome qua sul poster, allora il poster è così, che qua ce ne sono alcuni qua in fondo e alcuni qua intorno, probabilmente questi sono quelli più importanti, mentre questi sono quelli meno importanti, che però tipo sembrerebbe no. Vabbè, qui però non c'è Kitty, per esempio, quindi boh, non lo so. Vabbè, vabbè, comunque qua praticamente pareva che ci fosse un'applicazione per tablet o cellulari, e invece no, cioè è solo il sito, nel senso si può vedere tipo dal computer o dal tablet, non c'è applicazioni o che altro. Comunque vabbè, e queste Kitty sono anche piuttosto grandini, saranno, qua, saranno grandi, sono, so che sono grandi 5 cm col cappello, anche di più, sì, dai, circa 5 cm e mezzo col cappello, sono belli grandi, la cifra comunque ci sta. E se vedete è una figata, è bellissimo. Allora, lei praticamente è bianca, completamente bianca. Sono pelosini, sono vellutati, ha gli occhi azzurri con un cuoricino dentro, vedete? Senza cappello, così. E ha un fiorellino qua sulla zampa con una perlina arancione e il nasino rosa. E poi ha questo cappellino viola. Con questo cuoricino e delle piume, poi qua in mezzo c'è questa perlina, questo specie di Swarovski color fucsia abbastanza scuro. E il cappello praticamente ha, vedete, dove infilare le orecchie, molto carino. Poi geniale l'idea di fare gli occhi che sbattono, bellissimo. L'altro
l'altra gattina che avevo trovato. No, dall'altra, così. Ok, perfetto. Era Olivia. Che è bianca, che quando l'avevo tirata fuori l'avevo vista bianca, ho detto un'altra uguale, e invece no, è bianca con delle strisce rosa e anche la punta della coda è rosa, rosa fucsia, ha gli occhi verdi, anche lei ha il cuoricino negli occhi, anche lei può sbattere gli occhi, fantastico. Ha questo cappellino con una decorazione qua con una perlina color verde. E poi ha non ha altre perline addosso, e qua davanti ha non si capisce bene cos'è, c'è una specie di fazzolettino qualcosa, verde, poi azzurro, che sembra che sia una specie di conchiglia con un fiocchettino fucsia. È veramente molto carina. Poi sono veramente carinissimi. Ecco. E poi avevo aperto l'uovo dei draghi, che praticamente era quella confezione con l'uovo così. Purtroppo ho buttato via tutto il resto, per cui mi dispiace, non so, non posso farvi vedere la confezione. C'era l'uovo così dentro, poi c'era all'esterno, c'era Toothless, che è, come ho detto anche nell'altro video, è un po' derp, però è veramente fatto bene per essere così piccolino, con la sua codina rossa, quella finta, della... Aspettate, scusate, oddio, quella rossa, appunto quella finta che gli ha fatto Hiccup, poi ha le sue crestine qua sul dorso, cioè sulla schiena, e anche qui sulla testa, e i suoi occhi verdi. È molto bello per essere così piccolino. E dentro l'uovo c'era questo, che se non sbaglio è... ditemi se sbaglio, però, perché non mi ricordo, dovrei rivedere il film, ma mi sembra che sia il drago gigante che compare nel film, nel secondo film, perché era di Dragon Trainer 2, questa cosa qui. Poi c'è Muscolone, color verde fluorescente, che sembra stato... Anzi, stata, perché in realtà è una femmina. Sembra stata tipo che abbia preso le radiazioni. E poi c'è Rutto e Vomito, mi sembra si chiamino, sì, che in inglese sono Belch and Barf, che è il drago dei gemelli, che però questa è una versione azzurra così. Se non sbaglio, c'era scritto che ce ne sono 24 da collezionare. Ecco, rifatto il video. Spero che non mi si cancelli, non si rovini questo. Tal più faccio una copia, la metto da qualche parte, che in caso, ecco. E per il momento, appunto, farò. Dopo questo video, appunto, avevo già fatto, e quello è lì, preparato, sicuro, eccetera. Ho fatto un video con due cose di Pony, che appunto è Discord della Funko, e un'altra cosa che non vi dirò. La tengo segreta anche nel video finché non la vedete, perché è una cosa che tipo wow! E dopo magari farò altre aperture di bustine, perché appunto al momento non posso, come si dice, non posso più recensire bambole perché non ho spazio. Qua sopra c'è lo
lo scaffale qua sopra che è pieno, quindi non posso mettere altre bambole e fin tanto che mio fratello non libera la non mi libera dall'armadio che è qua dietro, è dietro la telecamera praticamente, io non posso fare niente, cioè non posso mettere più fuori niente, ho lì un casino di roba ancora da recensire, quindi bisogna aspettare. E per il momento farò un po' di recensioni di Blaine Bag, che tra l'altro diciamo che per fare questa recensione mi ha ispirata Eril, Elisa, penso che la conosciate, vi lascerò comunque il link nella descrizione, perché lei appunto ogni tanto fa, come si dice, recensioni di Blaine Bag varie, così, ecco. Bene, spero che non sia troppo lungo sto filmato, vediamo un po' quant'è. Ups, 21 minuti, vabbè dai, accettabile. Ok, allora alla prossima, poi aprirò un altro paio di bustine, 2-3 bustine di Mimì e poi altre 3 dei gattini, che sono carinissimi. Ecco, e poi magari farò il tour della mia camera, il mezzo tour della mia camera, perché appunto qua la mia scrivania è impossibile da raggiungere, quindi lo farò fino a un certo punto e basta. Le facce. ecco. Allora, al prossimo video, che appunto sarà questo sui My Little Pony di Discord della Funko e questo oggetto misterioso, bla bla bla. Ok, allora adesso smetto perché sennò diventerà lunghissimo. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!